solo scelgono lo stipendio, perché voi direte, ma è una carica pubblica, c'è il tetto del giudice della Corte di Cassazione, giusto, 220.000 euro. Non è così, perché un giorno abbiamo visto che il governatore guadagnava 450 milioni di euro l'anno. Allora abbiamo fatto questo. Scusami, scusami, sì. No, vabbè, era scappato. 450.000 euro l'anno. E i vice direttori 380, il direttore 350 i vice, una cosa del genere. Allora fece un question time chiedendo, scusatemi, ma non c'è il limite dei 220.000 euro, com'è possibile? Loro mi hanno risposto che Banca d'Italia è privata, è un SPA, e quindi non sta sotto le regole delle amministrazioni pubbliche. Ma non solo, ha preso in giro, mi ha detto, ma comunque allora hanno fatto spending review, perché il governatore l'anno prima pigliava 490.000 euro. Cioè, mi rendete conto? Quindi gli azionisti, in poche parole, decidono il governatore, scelgono il direttore, scelgono i vice direttori che sono i dominus di Banca Centrale, e loro mi vogliono dire che non c'è conflitto di interessi e che non hanno nessun potere dentro Banca d'Italia. Quindi, detto questo, tutta la storia, vi faccio velocemente vedere, e si siamo noi da messa completamente. Quanto perde lo Stato, cioè, c'è tanta roba, non possiamo farlo tutto. Ah, ce l'aveva il grafico, questo è il grafico che vi dicevo prima delle banche centrali mondiali. Ce l'aveva il grafico. 70, scusa, 72 vi ho detto, sono 79. No, 70 però vedi, più del 50% è mano pubblica, quindi 9. Quindi 70 più 9, il 6%. Il 6% delle banche centrali mondiali sono a mano privata, noi siamo al 5%, abbiamo solo il 5%, quindi non meno del, non il 45, il 40, il 35, abbiamo il 5% in mano pubblica. Le violazioni, eccola qua, la nostra proposta, e concludo. Allora, inizio con due principi, introduco di nuovo la forma di banca di diritto pubblico che è stata cancellata nel 92, perché vogliamo da banca, non è in questa proposta ma nella futura proposta, ci sarà una banca pubblica italiana, perché in Germania c'è la KfW che finanzia direttamente le imprese e noi ci siamo rotti le scatole che ogni volta che dobbiamo finanziare le imprese dobbiamo finanziare le banche che poi dovranno finanziare le imprese. E allora faccio una mia banca come fanno in Germania, come la KfW, con determinate regole, che investe direttamente nelle imprese che io voglio incentivare, perché il mio programma lungimirante è in quell'obiettivo e quindi lo spingo come governo e come Stato. In più rintroduco nella norma che l'interesse, che il risparmio e il credito è un interesse pubblico, sembra una fesseria ma è fondamentale. Eliminiamo le quote in mano alle banche private e non gli diamo 7 miliardi e mezzo perché cancello il DL133, ma gli diamo 156.000 euro più le 900 milioni di euro che hanno pagato di imposte anticipate. Hanno sui 7 miliardi e mezzo hanno fatto pagare 900 milioni di euro di imposte anticipate. Era IMU Banca d'Italia, vi ricordate? Con la scusa, lo dobbiamo fare perché se no pagano l'IMU gli italiani. Cioè, la possiamo perdere. Noi invece gli diamo 156.000 euro le tasse anticipate che hanno pagato. I dividendi, cosa faccio con i dividendi? I dividendi andavano alle banche private. Abbiamo visto che prima del 2013 erano 70 milioni di euro, poi sono diventati 340 milioni di euro. Nunzia sarà contenta perché prendiamo una fetta, più o meno ci saranno circa 400 milioni di euro l'anno e li metteremo nel fondo per il reddito di cittadinanza. Possono diventare da 400 milioni si può arrivare fino a un massimo di 960.000 euro, in più io lo leggo alle riserve, perché se aumentano le riserve aumentiamo anche il fondo per il reddito di cittadinanza o per le piccole e medie imprese, se diminuiscono non mettiamo il rischio a Banca d'Italia e diminuiranno anche i dividendi, perché loro, e non sono neanche capaci di scrivere poi queste cose, lo hanno legato al capitale. Se tu me lo leghi a un importo fisso, il rischio è che poi se ho poche riserve, piano piano te le prendi tutte, perché non ti rendi conto che le riserve diminuiscono. Invece te lo leggo proprio alle riserve, se le riserve diminuiscono in percentuale prendi meno dividendi. Altri 100.000 euro di, altri
euro l'anno, li mettiamo nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che dove noi abbiamo messo in parte dei nostri stipendi, che sta funzionando e sta funzionando bene. Le imprese iniziano ad avere, mi fermano, sopra Firenze, mi ha fermato un ragazzo con la bicicletta con Mario in corso, ero più emozionato, no, era un altro che avevamo da Marco Pugliarotto, sì. No, questo ragazzo mi ha fermato che sta costruendo un parco avventura. E lui mi ha detto, nessuno mi dava niente, non tutte le barche, ho girato ovunque, sono andato, un'idea tra le altre cose, non la pizzeria, che fa anche bene, però non una cosa classica, una cosa che sta andando ora, carina, ecologica, ed è riuscito grazie al fondo per le piccole e medie imprese, per le micro imprese, perché sono il cuore del nostro paese, e quindi 100 milioni di euro finiranno in quel fondo. Il governatore verrà eletto come il Presidente della Repubblica, perché secondo me l'importanza del governatore che è in mano tutti i nostri risparmi, tutti, perché purtroppo la salute, la sanità ci vogliono i soldi, per il reddito di cittadinanza ci vogliono i soldi, purtroppo questo è. Quindi è importante che il governatore sia veramente un governatore voluto da tutti, e quindi ci sarà una seduta comune come con il Presidente della Repubblica e i tre quinti dopo il terzo scrutinio. Questa sarà la scelta del governatore, non più doppio mandato, quindi non più fino a 14 anni, massimo 7 anni, come dovrebbe essere anche il Presidente della Repubblica Napolitano, sappiamo che sta per casa, eccezione. Lo stipendio del direttore, del governatore, dei vice direttori saranno paragonati definitivamente al giudice della Corte di Cassazione, massimo 220.000 euro, in deroga al fatto che sono SPA, che è un SPA. Il Consiglio Superiore, vabbè, come verranno scelti, abbiamo modificato come verranno scelti Consiglio Superiore e Commissione, tra le altre cose, vi dico, probabilmente non lo sappiamo, però la Costituzione, l'articolo 47, oltre a tutelare il risparmio, chiede alla Repubblica di controllare che arrivi il credito alle famiglie e imprese, c'è scritto questo, e infatti esiste in ogni nelle prefetture, in una prefettura per ogni capoluogo di regione, c'è un osservatorio per il credito. Non lo sa nessuno, manco lo sapevo, l'ho scoperto un paio di settimane, non lo sapevo. Esiste perché la Costituzione ci aveva pensato, cioè i nostri costituenti lo sapevano quanto era importante il credito, quanto era importante il risparmio. E quindi in ogni regione, nella prefettura c'è un osservatore che probabilmente non funzionerà, probabilmente non funzionerà. Però io prevedo che ci sia anche la conferenza Stato-Regioni a scegliere il governatore della Banca d'Italia, che non sia solo il Parlamento, prima erano gli azionisti privati, oggi il Parlamento e anche le regioni. Eh? Nella speranza di essere anche i cittadini. Vabbè, quello dobbiamo essere merito, quello dobbiamo farlo noi cittadini, le regole vanno fatte bene, poi che siamo tutti onesti dipende da noi, però sarà più facile se le regole sono fatte bene. Ah, questo è bellissimo, che qualcuno mi venga a dire degli altri partiti, ma ora sei tu, allora quelle cose di cui parlava prima Giulia, di questi amministratori delle banche che hanno causato i danni e poi prendono 2 milioni di euro di buone uscite, è uscito un articolo che per esempio il papà della Boschi o altri che sono indagati in questo momento posseggono degli orti. Orti, non hanno niente, non posseggono niente. Perché? C'è bisogno che lo spiego perché non hanno niente, l'abbiamo capito. Ebbene, io prevedo che tutti gli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali, i direttori delle filiali, debbano costituire obbligatoriamente, nel momento in cui prendono quel ruolo, un fondo, una cauzione, pari al 25% del loro stipendio, che prenderanno dopo 5 anni, o tra questi stiamo ancora lavorando 3 o 5 anni, che hanno lasciato l'incarico. E qualcuno mi dirà, ma tu sei sempre il solito? E io gli dirò, no, nel 1936, la legge bancaria del 36, lo prevedeva. Quindi non mi sto inventando proprio niente. Era già così quando il risparmio era tutelato dalla Repubblica e dell'interesse pubblico. L'avete trasformato in speculazione e quindi avete cancellato questa norma. La rimettiamo. La Banca d'Italia... Evito un'altra cosa di cui parlavi prima, tu sei direttore della banca, sei presidente della banca, tu non ne prendi finanziamenti dalla banca,
Perché tu sei nel CDA, tu il CDA siete, dovrebbe essere una normalità, era così pure prima del noi. Tu, visto che hai uno stipendio di 10.000 euro, te ne puoi andare ovunque a prendere finanziamenti, non c'è bisogno che vieni nella tua banca, che te la provi da solo. Che poi ci troviamo finanziamenti ai stessi membri del CDA per milioni di euro non pagati e poi devono pagare il finanziamento. Stessa cosa per le azioni, per i soggetti, stessa cosa per i soggetti vigilati. Tu, soggetto che lavora in Banca d'Italia, tu non devi avere nessun tipo di rapporto con i vigilati. Non è che qua stiamo scherzando. Tra le altre cose, sempre nello studio della Banca Centrale di Svezia, e io lo metto perché gli do 6 anni, si chiama cooling off, non è una parolaccia. Da cooling off è un periodo di raffreddamento, di congelamento. Cioè tu finisci di fare il vigilante, l'ispettore, in Banca d'Italia, il direttore, il vice direttore, un ruolo importante. Non puoi andare per il vigilante a lavorare. Non puoi andare. Ci vai dopo 6 anni. E perché questo? Perché sono io un pazzo? No, perché così in tutti i paesi. Perché la Banca Centrale di Svezia ha fatto uno studio, l'ha fatto su un campione di 47 paesi più, diciamo, potenti sotto il livello bancario, e praticamente ha scoperto che nell'80% dei casi i membri degli organi di controllo, naturalmente parlano dei dipendenti, del dipendente di cassa, ma delle funzioni di controllo, i quadri, diciamo, partendo dai quadri, hanno un periodo di congelamento che è almeno superiore al periodo della legislatura. Quindi io ho pensato, da noi 5 anni, 6 anni. 6 anni di congelamento, hai buone uscite, hai uno stipendio enorme, puoi andare a lavorare ovunque, non c'è bisogno di far lavorare da quelli per cui hai vigilato. Perché se no poi mi trovo Draghi, come è successo con i derivati, che quando era direttore del tesoro vendeva i derivati a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, e lo stesso Monti, e lo stesso Barucci, e via dicendo, e poi sono andato a lavorare per le stesse banche d'affari alle quali vendevano quei derivati. Ma non solo, quel derivato si chiamava Banca vince se il tasso cala, per spiegarlo in maniera, se il tasso ufficiale, il tasso di sconto, no? Quello che ora è negativo, allo 0,0, avete sentito, no? Sì. Quel tasso era al 6, 7, è arrivato al 12, ci sono livelli altissimi di tassi. Quando hanno acquistato quei derivati, Draghi, con i nostri soldi non ci vogliono fare vedere i contratti, quando ha acquistato quei derivati la banca vinceva se il tasso calava. Lui è andato a lavorare presso quelle banche, poi è diventato presidente e governatore della Banca d'Italia, hanno iniziato ad abbassare i tassi, poi è andato in Banca Centrale, i tassi sono a zero. Abbiamo perso 21 miliardi di euro dal 2012 ad oggi. Nel solo 2015 abbiamo perso 7 miliardi di euro e la Corte dei Conti apre un'inchiesta per 3,6 miliardi di euro di danno erariale. E questa gente qua faceva da un posto a chi gli vendeva, poi a chi decideva il tasso e chi vinceva. Non posso denunciarlo, non ho le prove, ma penso che il collegamento riusciamo a farlo tutti e poi ognuno faccia le proprie riflessioni. Grazie di tutti. Di tutti. Derivati acquistati. Esatto. Allora, prima che te ne va, però prima che mandiamo anche il video di Marco Vagli e Marco Zani, due parole sulla separazione tra le banche commerciali. Se vuole fare una domanda. Poi così poi chiudiamo, sì, è l'altro pezzo della proposta.